Ben ritrovati al TG Canavese in 2 minuti, notizie di oggi, venerdì 19 gennaio. Si deciderà domenica con le primarie il candidato del PD che alle prossime elezioni concorrerà per subentrare all'attuale sindaco di Ivrea, Carlo Della Pepa. In corsa per le primarie due candidati, Maurizio Perinetti, consigliere comunale uscente e presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio Canavesano Ambiente, ed Elisabetta Ballurio, presidente del consiglio comunale di Ivrea. C'era tutta la città oggi presso la parrocchia di San Giacomo a Rivarolo Canavese per l'ultimo saluto a Giovanni Provenzano, deceduto per un male incurabile a soli 67 anni. Medico ed ex assessore comunale con la giunta Gaetano, era molto conosciuto e amato in città. A salutarlo, oltre a moltissimi cittadini, l'amministrazione Rostagno con il gonfalone della città e alcuni volontari della Croce Rossa in divisa. Amati torna a fermento per la tornata elettorale che porterà i Matiesi ad eleggere il loro sindaco. Alle scorse elezioni, il mancato raggiungimento del 50% più uno degli aventi diritto al voto aveva portato il comune a essere commissariato. Amati domani fa sapere che il progetto continua, pronto a ricandidarsi alle prossime elezioni, aperti fin d'ora ad ascoltare le problematiche dei cittadini. E adesso 30 secondi di pausa, restate con noi. Ristorante Giuanun, la vera cucina piemontese dal 1935. Vuoi gustare il vero fritto misto alla piemontese? Gli innumerevoli antipasti e gli agnolotti al sugo di arrosto come vuole la tradizione? Da Giuanun, specialità piemontesi. E per gli amanti del pesce, li stupiremo. Sempre la giusta atmosfera per pranzi, cene di lavoro, feste di compleanno e serate particolari. Ristorante Giuanun a Riva Rossa, per gli intenditori della buona cucina. Bentornati in studio. Nell'ottica di migliorare la sicurezza sulle strade di avvicinamento al centro storico, il comune di Borgo Masino, di concerto con la città metropolitana, ha realizzato sulla strada provinciale 78 quattro piattaforme rialzate, nell'ambito di una risistemazione viabile e complessiva decisa dall'amministrazione locale. Si è tenuta mercoledì scorso la prima riunione per organizzare la festa patronale di Volpiano. Il Comune intende costituire un comitato permanente composto da rappresentanti di Pro Loco, borghi e associazioni, ecoscritti, per rivitalizzare la manifestazione e più in generale per pianificare la gestione degli eventi. Il percorso è iniziato con un gruppo ristretto, ma la partecipazione è aperta a tutti. Il Comune fornirà supporto necessario per l'organizzazione degli eventi. Con il nuovo anno ripartono le attività e le iniziative della Taekwondo Canavese, l'unica società che sul territorio canavesano promuove e diffonde l'antica arte marziale coreana. Il primo appuntamento è l'esame per il passaggio di grado, previsto per i piccoli e per i grandi della squadra, in programma nel pomeriggio di sabato 27 gennaio. È tutto per questa edizione, vi ricordo per le altre notizie potete collegarvi a www.btvnews.it oppure scaricare l'app gratuita da App Store o Google Play. Buon proseguimento di serata. Ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. La coda di una perturbazione sfiorerà nei prossimi giorni la nostra penisola, portando qualche pioggia come anche un leggero calo delle temperature. Vediamo però in dettaglio le previsioni per la giornata di sabato 20 gennaio. Tempo stabile al mattino con nubi sparse sull'Italia, salvo locali rovesci tra Puglia e Molise, così come qualche nevicata sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio cieli irregolarmente nuvolosi sulla nostra penisola, ma solamente con qualche residuo rovescio sulla Puglia e qualche fiocco di neve sulle Alpi di confine. Peggiore infatti dalla serata, con neve sull'arco alpino anche al fondovalle, sui settori centro-orientali e rovesci al centro Italia e sulla Sardegna, i quali in nottata si estenderanno anche al medio Adriatico e verso le regioni meridionali. Torna poi la neve in Appennino fino a 1000-1200 metri. Concludendo con le temperature, queste rimarranno stazionarie e tenderanno a diminuire leggermente sia nei valori minimi che in quelli massimi. Per tutte le previsioni dettagliate per le vostre località, scaricate gratuitamente la nostra app Meteo oppure visitate il nostro sito www.centrometeoitaliano.it.